A dispetto dei suoi 92 anni, la regina Elisabetta II è il sovrano che ha viaggiato di più nella storia britannica e sembra non volersi fermare. Da quando siede sul trono ha visitato oltre 130 paesi, con alcune clamorose eccezioni come Cuba e l'Argentina. E che cos'è che non può mancare al suo bagaglio? Forse cappellini e abiti in tinta? Può darsi, ma c'è anche un oggetto davvero fuori dal comune, una sacca di sangue. A rivelarlo è il tabloid britannico Daily Express, che rivela come alla base di questa abitudine ci siano delle ragioni di Stato. La salute della regina è estremamente importante per il regno britannico, tant'è che questa sacca di sangue viene sempre inclusa nel bagaglio della monarca, per far sì che abbia sempre a disposizione una riserva sicura di sangue in caso di emergenza e del bisogno di una improvvisa trasfusione. La sacca di sangue non è l'unica cosa che Elisabetta II si porta sempre dietro. Con lei viaggia sempre un medico personale, selezionato tra i membri della Royal Navy, che ha sempre con sé una borsa contenente un defibrillatore portatile e una scorta di medicinali d'emergenza. Sembra proprio che sia lei stessa a preparare la sua valigia personale, al fine di essere sicura di portare sempre con sé i suoi effetti personali, tra i quali un'amatissima fotocamera e soprattutto la sacca di sangue. Tra l'altro, Elisabetta non è la sola a seguire questa saggia abitudine, anche suo figlio, il principe Carlo, porta sempre con sé una riserva di sangue sicuro.